Buonasera a tutti. Facciamo un canto di introduzione all'incontro che ci sarà fra poco. Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti, abbiamo attraversato gli oceani e i continenti, ci siamo abituati a più grandi mutamenti, siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi, abbiamo scoperto il fuoco e inventato il frigorifero, abbiamo imparato a nuotare e poi a correre e poi a stare immobili. Tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione continua, nessuno si dissera, ingoiando la saliva. Ci vuole pioggia, vento e sangue nelle vene, pioggia, vento e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene. Per vivere, per sollevare le palle vere, e non restare a non piacermi, e innamorarmi ogni giorno, ogni ora, ogni giorno, ogni ora, oh, di più, oh, di più. Con i demoni interiori sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori, ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo, eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, coraggine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si riseta ingoiando la saliva. Pioggia, vento e sangue nelle vene, pioggia, vento e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, è una ragione per vivere, per sollevare le palpebre e non restare a piangermi e innamorarmi ogni giorno. Pioggia, vento e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene. Dei veri gladiatori, e come tutti i gladiatori quando entrano nell'arena il popolo li accoglie con un applauso. Signori e signori, con immenso piacere, mi sono messo anche una maglietta di due tagli in meno per sembrare più grosso, perché sennò sfiguro.
Eccoli, un grosso applauso, iniziamo con Mister Ruggero Trevisan! Dopo questi due brutti abbiamo Miss, la livellula della pallavolo, Alessia Gentarini! Yeah. Che bella! E poi mi sfuggita il cavallo! Buonasera a tutti. L'incontro di questa sera ha a tema lo sport e l'incontro nasce semplicemente da un desiderio di incontrare qualcuno a livello professionale che si potesse documentare, testimoniare attraverso la loro esperienza da professionisti che cosa hanno scoperto, cosa hanno incontrato di interessante per la loro vita. E qui sta il titolo dell'incontro, per l'appunto identità in gioco. Poi la cosa più bella, ho avuto, io e lei abbiamo avuto la grazia, perché è l'unico termine che ritengo più esaustivo, di incontrare tre splendidi ragazzi che ora vi presento, tre professionisti. Allora, accanto a me Alessia Gennari, giocatrice di pallavolo, quest'anno ha fatto il campionato femminile Serie A e ha militato nella Pony Casalmaggiore di Cremona. Un applauso. Poi Tommy Tommaso Bergozzini con una M sola. Tommaso ha fatto il campionato di eccellenza, equiparato al campionato di Serie A di rugby e ha militato nel Diavoli di Reggio Emilia. E poi Ruggero Trevisan, quest'anno ha fatto il campionato rugbista, ha fatto il campionato europeo, la Celtic League, e ha militato nelle Zebre di Parma. Bene, adesso iniziamo, basta chiacchiere, partiamo dall'esperienza. Vogliamo sentire da loro sostanzialmente cosa hanno scoperto nello sport e questo ce lo documenteranno con la loro vita, con quello che ci diranno. Alla fine dell'incontro, mi raccomando, domande a volontà, anche perché mi hanno chiesto esplicitamente di provocarli. Parte Alessia. Buonasera a tutti. Una bella emozione essere qua, devo dirvi la verità, perché raccontarsi davanti a così tanta gente, insomma, capita una volta ogni tanto. Allora vi racconto la mia storia brevemente. Io ho iniziato a giocare a pallavolo quando avevo 9 anni e sono di Parma, quindi ho iniziato a giocare quando sono venuta ad abitare a San Martino in Rio, qua vicino. E è iniziato come un gioco, perché è un gioco, quindi è iniziata così. E piano piano crescendo ho disputato tutte le fasi giovanili a Modena alla scuola di pallavolo Anderlini,
e vincendo due scudetti, uno under 16 e uno under 18. E dopodiché per due anni sono stata alla Crobellica del Bosco in B1, qua in provincia di Reggio Emilia, e poi salto in Serie A1 a Pavia, a Piacenza, Torino e quest'anno a Casalmaggiore, dove giocherò anche l'anno prossimo in Serie A1. Quindi questa in breve è la mia storia, che diciamo che è suddivisa in step, possiamo dire così, ci sono stati alti e bassi, considerato che comunque ho 22 anni, non posso dire di essere ancora una veterana, però essendo che gioco da quando ne ho 9 posso raccontarvi una piccola storia e posso dirvi cosa ha significato lo sport e cosa significa per me. Io ho iniziato a giocare, come vi ripeto, per divertimento, per passione, e gran parte delle amicizie che io ho adesso derivano da questo mondo, che praticamente è la mia vita. E subito, insomma, questa ragazza è brava, selezioni provinciali, selezioni regionali, nazionale, eccetera. Io non ci volevo andare, perché io ero molto timida, moltissimo, e quindi quando mi chiamavano, perché dopo una partita io magari vincevo un premio come miglior giocatrice, miglior attaccante, eccetera, io non volevo, speravo che non fosse il mio, non chiamassero il mio nome, perché mi vergognavo, perché per me la pallavolo è prima di tutto un gioco di squadra, e quindi il risultato individuale mi interessava fino a un certo punto. Poi però, questa ragazza è brava, non chiamiamola, io ragazzi non volevo andare, ero terrorizzata. Tutte le volte quando c'era da partire, insomma, si richiede ai ragazzi di 14 anni di andare via da casa, e vi parlo di girare per tutto il mondo, perché quando sei con la nazionale giri per tutto il mondo, stare via un mese, due settimane, tre settimane, e tutte le vacanze ovviamente addio, arrivederci, perché se non sei a scuola sei ad allenarti, e quindi insomma io non volevo fare la pallavolista, era l'unica cosa di cui ero certa, non volevo fare la pallavolista. Poi è successo che a 16 anni mi sono rotta il ginocchio molto presto, però c'è anche da dire che quando si gioca a certi livelli richiedono il massimo subito, indipendentemente se tu sia pronta mentalmente, se tu sia pronta fisicamente, quindi è ovvio che tu quando sei in gioco giochi e non ti fermi mai. E quindi niente, è arrivato questo infortunio abbastanza pesante, perché in tutto questo non pensavo che lo sport potesse cambiare così la mia vita, nel bene o nel male, non pensavo. E dopodiché c'è stato, insomma, dopo 6 mesi di stop ho ricominciato, e ho passato 2 anni dopo l'infortunio molto difficili soprattutto a livello mentale, prima che fisico, perché ovviamente insomma, è stato un infortunio abbastanza importante, perché se prima ero sempre la più forte, sempre quella che scacciava più forte, quella che saltava più in alto, eccetera, dopo hai un momento in cui ti senti abbandonata, perché non riesci a fare quello che sapevi fare meglio, e quindi la gente attorno a te prima aveva bisogno di te, che è brutto da dire ma è la realtà dei fatti, dopodiché non vali più niente in quel momento lì dal punto di vista sportivo, e quindi devi fare qualcosa. C'è stata una svolta, perché o ho fatto quello che ho fatto, ovvero ho proseguito e mi sono rimessa in discussione, oppure avrei smesso, cioè probabilmente, perché le mezze misure, non lo so, non sono proprio nelle mie corde. E quindi io ho continuato dopo 2 anni in cui veramente difficili, e sono andata a giocare in Serie A, quindi via da casa, finita la scuola, a Pavia, e c'è stata una cosa che mi ha fatto capire che la strada che avevo intrapreso era quella che in realtà volevo per me, per il mio futuro, nei limiti del possibile, è che io mi allenavo mattina e pomeriggio, e alla sera io andavo a letto che ero contenta, realizzata, diciamo, no? Cioè io ho fatto il mio lavoro e il mio lavoro mi piace, mi dà soddisfazione. Poi ovviamente io contemporaneamente faccio anche l'università, ma nel senso è ovvio che per un momento bisogna metterlo da parte, perché è difficile combinare le due cose, ma a me interessa farlo, quindi lo sto facendo.
Però insomma io ho deciso che quella era la mia strada e prima me lo sentivo un po' imposto, perché sei forte e quindi devi giocare, beh ovvio no? Per me non era così ovvio e dal momento in cui è diventata una mia scelta, diciamo, allora io ho deciso di fare questo come professione, e fare questo come professione vuol dire firmare contratti, vuol dire avere uno stipendio, vuol dire allenarsi due volte al giorno, tutti i giorni, e giocare la domenica, vuol dire avere grosse responsabilità, indipendentemente poi dal successo, dalla fama, se ovviamente va bene, ovviamente. E quello, diciamo che sì, è una gratificazione a livello personale, ma passa in secondo piano quando ti devi allenare, sudare, sputare sangue tutti i giorni. Quello passa in secondo piano, perché a vederti allenare quando fai fatica non c'è nessuno, no? Non c'è il giornalista che ti fa l'intervista, non c'è il pubblico che ti acclama, non c'è nessuno. Ci sei tu e devi decidere se quella fatica per te è un limite oppure invece è pane per i tuoi denti, quindi è quello che ti piace in realtà. E allora io capisco dalle fatiche di tutti i giorni che sono quelle che mi danno le soddisfazioni per andare avanti, altrimenti uno non, a un certo punto non lo farebbe. Cioè ci sono dei bivi in cui vieni messo molto alla prova la tua dignità, la tua passione, la tua fame, eccetera, e lì sta a te dire davvero che cos'è che ti piace e se hai gli stimoli giusti. E devi andare a scavare tanto dentro di te per trovarli, ma se li trovi poi tutta la fatica in realtà poi si trasforma in piacere. E quindi questa è la mia piccola storia. Io sono Ruggero e ho iniziato a giocare a rugby quando avevo 8 anni. Perché mio padre ha giocato e un giorno l'ho portato al campo e l'allenatore mi ha detto: dai, vieni anche tu la domenica che sono un po' di bimbi influenzati. Io sono partito non sapendo un granché e mi ricordo che ho fatto anche la prima meta, ma l'ho segnata come nel football americano, e l'arbitro mi ha dato buona perché ha valorizzato il fatto che non mi fossi mai allenato, no? E poi da quel momento lì da quel momento lì non mi sono più fermato, quindi da 16 anni che gioco. E in particolare volevo raccontarvi 3 episodi. Uno è quando avevo 17 anni, che avevo cambiato scuola da geometra, sono stato bocciato, sono andato a Treviso, al liceo sportivo, ero molto contento di come andava a scuola perché c'erano degli insegnanti a cui piaceva insegnare, quindi mi avevano anche trasmesso alcune passioni in varie materie. Però fin da bambino il mio sogno era diventare forte nel rugby, quindi ho deciso di andare nell'accademia di rugby a Tirrenia, che praticamente lì si allenava in maniera più costante e il pomeriggio si studiava. E io sono entrato che ero, come dire, un bullo, volevo solo fare in testa mia, me ne freghista, pensavo di avere sempre ragione. E là dentro ho trovato immediatamente 2 allenatori molto severi, molto set, che immediatamente mi hanno preso di mira. E infatti ricordo gli episodi, uno che io gioco estremo, quindi sono dietro tipo il portiere, e un episodio era che durante allenamento di pioggia, dopo aver preso 1000 insulti, insomma, mi richiama e fa farci guarda piegamenti davanti a tutti, no? E il secondo è che sono arrivato in ritardo a fisioterapia, perché ne combinavo spesso di queste, e l'allenatore in riunione a un certo punto si è interrotto, ha cominciato a farmi la predica, no? Insomma, per me è stato un anno molto difficile, perché non mi sentivo parte del gruppo, c'erano questi due allenatori che mi davano sempre contro e poi ho avuto molti infortuni. Poi l'estate è successo che mi ero preso la moto, no? E andando sfrecciando di qua e di là, purtroppo ho fatto un frontale che ho rischiato di morire, no? E poi ricordo che una signora, tornando da alimentari, penso, ha detto: tu ragazzo mio sei stato molto fortunato, perché veramente ho fatto un volo di 10 metri e avevo 1 metro di platani e un marciapiede molto alto.
come dire, quell'episodio mi è rimasto molto, molto impresso, perché alla fine, riguardando anche l'anno come era andata, il fatto che io fossi vivo non era così scontato, no? E quindi dopo, da quel momento lì, non volevo più fare il secondo anno di accademia, perché era stato molto difficile. E mio padre mi ha detto: no Ruggero, tu ci vai fino in fondo, continui, no? E quindi sono ripartito con un'umiltà diversa, visto l'anno che era stato molto duro. E ricordo che è stato un anno bellissimo, perché mi sono impegnato, ho messo il cuore in quello che facevo, ho iniziato ad avere un rapporto anche con quegli allenatori lì, no? E alla fine di quell'anno, l'ultimo giorno, sono andato dall'allenatore, questo allenatore così duro e così, e gli ho detto: guarda, voglio dirti due cose, perché voglio veramente ringraziarti, perché sei stato sì molto duro con me, però in realtà ho capito che mi hai voluto bene, perché hai voluto farmi migliorare sì dal punto di vista tecnico, però specialmente dal punto di vista umano, perché al fatto di rispettare le persone, il fatto di arrivare in orario dal fisioterapista, il fatto di rispettare i miei compagni, il fatto di essere più serio nell'allenamento. Quindi ho riconosciuto che c'era qualcuno con me, nella forma che a me era difficile in quel momento lì, però che mi voleva bene. E quindi l'ho ringraziato, no? Quindi dico questo perché in tutto il marasma, in tutta la fatica che c'è stato nel momento in cui vivevo, però alla fine c'è stata una crescita per me, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista umano, quindi quella cosa si è rivelata positiva in fondo. Poi voglio raccontare un secondo episodio, quando l'anno scorso, il primo anno delle Zebre, noi facciamo un campionato europeo, appunto, facciamo 28 partite all'anno, siamo partiti tutti carichi, ho detto: no dai, siamo un gruppo di giovani, andiamo, vinciamo. Il fatto che abbiamo vinto 0 su 28, no? Ed è stato un anno difficilissimo, perché appunto tra trasferte, tra baruffe con l'allenatore, infortuni, eccetera, eccetera, tornare sempre lunedì non era semplice, no? Poi è successo che all'inizio di quest'anno andiamo in trasferta a Cardiff, partita che nessuno avrebbe detto che potessimo vincere, fatalità vinciamo, no? E ricordo che eravamo contentissimi appena finita, no? Poi rientrando nello spogliatoio, dopo aver chiamato qualche amico per dirgli la gran notizia inaspettata, ho visto i miei compagni e lo stesso io che erano contenti, ma con la faccia un po' come se mancasse qualcosa, come dire, no? Come se non corrispondesse totalmente questa cosa qua. E lì ho avuto chiaro che, come dire, non è quello che mi rende felice, no? Non è il fatto di vincere, è il fatto di essere bravo, perché alla fine, se dovesse essere così, uno mi misura per i miei successi quando vinco, eppure quando perdo perché non valgo niente. Quindi essere guardato per i risultati che fai diventa molto dura, ecco, no? E poi volevo raccontare appunto un terzo episodio, che ora non so come sì, ad esempio adesso, no, che sto, non ho squadra ancora perché dalle Zebre mi ha mandato via, e quindi sono preoccupato, teso, no? molte volte sai, pensando, dico: ma cavolo, è colpa mia, perché io potevo giocare meglio, potevo fare diversamente, eccetera eccetera. E qua leggo una frase di Puntini che non tengo mica bene questo microfono. Su un incontro che ha fatto la Polisportiva Sacro Cuore, e dice che il calcio, perché praticamente parlavano a degli educatori sul fatto che i ragazzi volevano arrivare a diventare dei calciatori professionisti a tutti i costi, no? E lui dice che il calcio possa diventare una professione non dipende dalla qualità degli allenamenti, ma da un dato e da una circostanza che può accadere. Come dire, anche l'altro giorno, rileggendo questa cosa, ho detto: sì, può essere che potevo fare A, B, C fatti meglio,
però se dovesse dipendere totalmente da me, cioè, quando penso che dipende totalmente da me, finisco in una tristezza devastante, no? Infatti il fatto di, anche attraverso questa frase, capire che c'è qualcos'altro che per me è Dio, che decide le cose, attraverso una compagnia che mi aiuta, no? Che mi vuol bene, riuscirci a stare di fronte, questa cosa per me è molto importante. Ciao a tutti, io sono Bergonzini Tommaso, che io gioco a rugby con Maruggia. Ho iniziato a giocare a rugby per un caso fortuito. Un mio amico alto più o meno così, che adesso è rimasto alto più o meno così, mi ha praticamente obbligato a iniziare a giocare. E allora c'era il professor Ruggeri, nelle scuole medie Lanfranco, che è un grande dello sport modenese, che voglio ringraziare anche stasera, che ci veniva proprio a prendere quasi per le orecchie nelle classi e ci faceva iniziare a giocare a rugby, ci insegnava al rugby, perché era uno che aveva veramente capito i valori di questo sport. Poi ho iniziato così a divertirmi giocando e mi ricordo in terza media che mi è arrivata la prima convocazione per le selezioni regionali e niente, ho iniziato a prenderci un po' di gusto nel rugby, ho capito che magari poteva essere per me qualcosa di più che uno sport, magari per sfogarsi e per trovare il piacere di giocare. E allora ho iniziato a impegnarmi, ho capito che ce n'era. Poi è arrivata la convocazione con la nazionale Under 18 e poi da lì il 6 nazioni con la nazionale tutto. Allora è cambiata qualcosa dentro la mia testa, che secondo me è maturità, che praticamente ti fa capire veramente che tramite lo sport una persona qualsiasi che si riteneva magari uno senza un futuro ben delineato, ben chiaro, veramente tramite lo sport puoi avere tanto importante. E subito dopo aver avuto questo messaggio, diciamo, aver avuto questa consapevolezza, mi rompo in un anno il ginocchio destro e la spalla destra. E quindi praticamente diciamo che arrivo a 19 anni in Serie A, nel Modena Rugby, ad aver lavorato e investito praticamente tutto il mio tempo, senza magari uscire la sabato sera, facendo dei sacrifici che comunque vengono richiesti a ragazzi di 16, 17, 18 anni, che non è scontato, insomma, seguire diete, andare in palestra tutti i giorni. Mi sono ritrovato senza niente praticamente, perché tutto quello su cui avevo lavorato, sì, non era lo stesso, perché non ero più nelle condizioni ottimali. Poi io era da un po' che avevo il desiderio di andarmi andare comunque all'estero, provare un'esperienza fuori all'estero. Il giorno di Natale mi ricordo che mi è arrivata una mail da un procuratore neozelandese, che praticamente faceva il procuratore per una squadra in Australia, Sydney, e che mi diceva: io ho visto il tuo video su YouTube che aveva caricato un mio procuratore italiano, e sì, mi ha chiesto di andare a giocare là. E allora ho deciso proprio subito, senza neanche parlarne con i miei genitori, che poteva essere la svolta della mia vita, poteva essere quel qualcosa in più che io aspettavo da un po' di tempo, ed era anche da un po' di tempo che io mi impegnavo, quindi era ora che arrivasse, diciamo. E niente, io sono partito, ho deciso di andare là e ho fatto un anno. Dopodiché ho avuto un'altra bella cosa della mia vita, dove la ragazza che mi ha fatto il biglietto per l'aereo per andare a Sydney è diventata adesso la mamma di mio figlio, che è venuta là con me, e quindi questa per ora è la mia esperienza. Ora gioco nel Rugby Reggio, che è una squadra che, come hanno detto prima, milita nel primo campionato, e la mia vita tuttora è incerta, nel senso che il rugby in Italia non è quello sport a livello, diciamo, economico, che ti garantisce una stabilità, una sicurezza.
però penso sia la cosa che riguarda noi, no? La nostra vita, e noi ci crediamo ancora e continuiamo. E questo non per dire che noi rugbyisti siamo poveri, ma per cercare di far capire che magari, pur essendo una persona molto intelligente, non ha la consapevolezza del fatto che tramite lo sport una persona possa veramente arrivare a guadagnare piccole emozioni, piccoli obiettivi che nella vita, diciamo, riflessi nella quotidianità e nella vita, possono portare veramente a un benessere molto maggiore rispetto a quello che uno ha, e che nessuno si può immaginare che sia grazie allo sport che questo possa avvenire. Quindi io volevo così invitarvi, e prima di tutto a fare una cosa, magari anche stasera senza sentirvi in imbarazzo, che è quella di guardarvi intorno e guardare intorno a voi quante persone completamente soddisfatte, senza fare della politica, o cercare di capire quante persone proprio a livello fisico siano soddisfatte. Questo non per darvi dei ciccioni, che non siete, ma no, semplicemente perché io credo veramente che tramite lo sport, ma io parlo di 5 minuti di corsa il lunedì, 10 il mercoledì e 15 il venerdì, la vita di una persona possa veramente prendere una piega diversa, semplicemente con una corsa, facendo un po' di sport. Ecco, questo era il mio invito, perché secondo me riflesso in una società stressata, dovuto a tanti problemi che ad oggi ci sono e che abbiamo, tramite lo sport possiamo veramente trovare una via di sfuga, una via di uscita ottimale. Questo era tutto. Allora adesso chi vuole può fare una domanda, la faccio io per primo. A me interessava perché anch'io ho giocato a pallavolo a più bassi livelli, così. E una cosa un po' che diceva Ruggero prima, perché io ho avuto l'esperienza di maestri, cioè di allenatori che mi hanno preso come, posso dire quasi come, cioè ero per me quasi come un padre. E allora, cioè per me è stato molto importante, proprio una persona, posso dire anche il nome e cognome, Carlo Moretti, detto il prof, ho fatto 5-6 anni con lui, e lui era il mio allenatore e mi ha proprio aiutato sia come tecnicamente ma anche umanamente, cioè una persona che mi guardava a livello proprio globale, posso dire. E allora mi è venuto il dubbio, perché io non ho mai giocato ad altissimi livelli, ho fatto al massimo fino alla Serie B. E dopo sono venuti, quando abbiamo fatto la Serie B, sono venuti della gente di Serie A, quindi professionisti come siete voi, e loro, non so se perché così, ma loro, mi sono accorto che non avevano bisogno di sta roba, era il loro lavoro e quindi non c'era bisogno. Ora volevo chiedervi a voi se magari vi è capitato anche voi di aver avuto, cioè, bisogno di, vabbè, come dicevi tu, Ruggero, che però magari anche quando eri ragazzo, ma quando eri ragazzino, ma magari anche adesso da adulto, perché a me è successo quando ero adulto, insomma, la vostra età, 23-24, per me è stato molto importante. Ora vorrei capire se non è solo il fatto di essere proprio di un livello basso che ti serve una cosa così, o ti serve anche quando sei in Serie A e sei un professionista. Non so se mi sono spiegato. Non penso che sia il livello a cambiare questa esigenza, perché io, come ne ho bisogno a 17 anni, ne ho bisogno ora, perché alla fine quel che a me fa dare qualcosa in più in campo è un rapporto, cioè giocare per il mio allenatore, giocare per il mio compagno. Se non c'è questo legame, si rischia di giocare, di fare il compito, di giocare per cose, insomma. Quindi io, ad esempio, quest'anno ho avuto la fortuna di avere un bel rapporto con il mio allenatore. E, per esempio, ricordo un episodio nel quale ero in un forte calo e lui, da un giorno all'altro, come dire,
Lui è venuto da me e mi ha detto: guarda, onestamente ti vedo un sacco peggiorato, cosa sta succedendo, come dire, no? E io ho detto, e io non mi vedevo così scarso come vedeva lui, capito? E dopo è andato avanti il dialogo, e, però ho visto che lui, come dire, ci teneva che io facessi bene nel rugby, ma ci teneva che io venissi fuori da quella situazione un po' di difficoltà, no? E infatti grazie a una persona come lui che mi ha detto la verità, e ci sono stato anche male, perché sentirsi dire certe cose che non fai mai non è semplice, ecco. Però grazie a quello, uno che mi ha guardato con verità, io sono ripartito. E subito il giorno dopo, quindi è stata una grossa possibilità. Grazie a uno, appunto, lo ripeto, che mi ha guardato con verità. Bene, io quindi che faccio lo stesso sport sono fregato, perché non so più cosa dire. No, io come ho detto prima, l'unico allenatore che ho citato è stato il primo che ho avuto, che è il professor Ruggeri, proprio perché sia, come diceva lui, sia per i professionisti che per i ragazzini, gli amatori, avere la persona che comunque ti insegna lo sport, nel mio caso ti insegna il rugby, è una persona che non si deve mai limitare a spiegarti come fare a giocare a rugby, ma come fare per giocare bene a rugby tatticamente, ma anche proprio nella vita. Tant'è che io mi ricordo che anche dopo che avevo finito le scuole, quindi non giocavo più nella squadra, diciamo, delle scuole medie, ma giocavo nel Modena, che non aveva nessun rapporto, diciamo, con la scuola, e gli allenatori ci chiedevano le pagelle, ci chiedevano se andavamo bene a scuola, perché proprio ci interessavano alla nostra vita sociale, alla nostra vita nella globalità, e questo, penso che questa umanità e questi bei rapporti creino dentro di noi sportivi, sia professionisti che non, un ambiente, diciamo, sereno, piacevole, in cui uno veramente riesce a tirar fuori il meglio di sé, il meglio di sé sportivamente parlando e anche fuori. Quindi credo sia veramente fondamentale avere un buon allenatore. Anch'io posso raccontarvi un'esperienza di quando ero più piccola, e quando ero ancora nei giovanili a Modena. Io ho avuto, insomma, l'allenatore che io ritengo tutt'oggi comunque sia stato il mio punto di riferimento e che mi ha dato di più. È successo che io sono stata 2 anni con questo allenatore e credo che mi abbia fatto fare un grandissimo salto di qualità, però purtroppo a livello personale il primo anno non ci trovavamo per niente, perché io ero veramente timida e quindi non ero la pagliaccia del gruppo che fa la battuta, oppure insomma, io dovevo essere coinvolta, diciamo, no? E lui invece era il contrario, molto esuberante, molto sempre al centro dell'attenzione, e quindi praticamente fuori dalla palestra non ci parlavamo. Però io giocavo anche per lui, perché no, adesso ti faccio vedere io quello che valgo, no? Come una sorta di sfida. E il secondo anno invece un po' sono cresciuta io, e tra l'altro un altro dei meriti dello sport per me è stato questo, cioè il fatto di aver sempre a che fare con un gruppo di persone con cui devi relazionarti, ti mette davanti a delle difficoltà che possono essere per il tuo carattere, ma ti permette di aprirti tantissimo. Questo a me è successo, e infatti il secondo anno con lui c'era un rapporto praticamente di padre e figlio, è difficile da dire, però io lo ritenevo molto di più di un allenatore, e la dimostrazione è stato che a fine anno io ho saputo che lui non sarebbe stato riconfermato per l'anno prossimo, e io mi ricordo ancora che mi riaccompagnò a casa in macchina da un allenamento, e perché io ancora ero minorenne, non avevo la patente, e mi disse questa cosa, e io mi ricordo che scoppiai a piangere, e piansi credo ancora per 2 ore una volta tornata a casa, e perché credo che sentire la stima di chi ti allena, che praticamente è un personaggio che come le tue compagne di squadra a un certo punto diventano, tu vedi più della tua famiglia, quindi diventa una seconda famiglia per forza di cose, e credo che avere la stima di quella persona sia un valore aggiunto.
e la stima reciproca, ovviamente, credo che creare un feeling con l'allenatore e trovare una persona che ti dia tanto dal punto di vista umano come dal punto di vista sportivo sia terribilmente difficile, perché magari capita che chi è bravo sotto il profilo tecnico sia un disastro umanamente, come viceversa. È molto difficile trovare queste due figure insieme, ma quando le trovi credo che quando tu giochi, giochi per te, giochi anche per lui, e credo che riesca a tirar fuori il meglio di te. E con gli anni è ovvio che se vuoi diventare un professionista devi riuscire un po' a estraniarti da questa figura qua. Magari da giovane ne dipendi un po' e col tempo devi riuscire a distaccartene anche, ad avere quella freddezza per cui tu riesci a dare il meglio sempre e comunque, indipendentemente da chi ti allena. E vedo delle professioniste davvero, davvero di altissimo livello con cui ho giocato insieme o contro, che riescono a fare questa cosa in modo matematico, cioè come se avessero un pulsante praticamente in cui indipendentemente che si trovino in un club, in una nazionale, all'estero, in Italia, vicino a casa, dall'altra parte del mondo, indipendentemente da chi le alleni, riescono, hanno un valore e riescono a dimostrarlo sempre. Io credo che questa sia la, come dire, la ricetta per diventare campioni, e non è per niente semplice. E d'altronde però se si ha la fortuna di trovare, così come l'allenatore che ti sostiene, così come le compagne di squadra, nel mio caso, con cui crei un determinato rapporto che oltre a quello di colleghe, diciamo, giocatrici, è anche quello di amiche, di sorellanza quasi, credo che sia quello che fa poi la differenza tra la vittoria e la sconfitta, che a volte io ho visto squadre, o mi è capitato, di vincere contro squadre che sulla carta erano molto più forti per questa unione magari che dall'altra parte mancava e che, da cui non possiamo prescindere perché non sono sport di squadra, e l'allenatore è una figura fondamentale perché ha un ruolo di guida e in base all'età in cui hai ha un ruolo di padre piuttosto che di fratello, piuttosto che di amico, piuttosto che di farti scoprire parti di te che tu non pensavi di conoscere. Quindi credo che sia molto importante il ruolo dell'allenatore. Vorrei fermarmi sulla questione della relazione. Lui diceva, quel che mi fa dare di qualcosa di più in campo è un rapporto, diceva, con l'allenatore e anche col compagno. E tu adesso hai parlato proprio del fatto della squadra. Allora, identità in gioco, come la vostra identità è stata esaltata in un'attività di relazione, quindi da un certo punto di vista aver bisogno dell'altro per essere più se stessi. Allora, secondo me, nel mio caso, è stato certamente quello di trovare un ambiente ottimale nelle squadre dove sono stato, nei momenti in cui sono cresciuto. E questo ambiente sia grazie anche ad allenatori competenti, che definirei piuttosto maestri di vita, ma anche a comunque le condizioni in cui la famiglia ti mette. E secondo me, cioè, per noi sportivi è veramente fondamentale nei momenti di crescita, negli anni di crescita, avere dalla famiglia, dagli amici, dai compagni di squadra veramente tanta comprensione, perché ci sono dei momenti magari in cui siamo in preparazione che siamo veramente degli sclerotici da manicomio a comunque anche sì, comunque un ambiente, diciamo, che sia veramente ottimale per noi, questo è molto importante. E sì, quindi penso veramente che i rapporti interpersonali, sia con gli allenatori che con le persone comunque che fanno parte della tua vita, siano fondamentali per una buona riuscita di un atleta. Sì, sono d'accordo con Tommy, perché all'interno della figura di uno sportivo non c'è solo quello che poi si vede, no, alla domenica e durante la partita, ma c'è una persona, e quindi è ovvio che questa persona ha un suo carattere con tante sfumature, e nel mio caso mi ritrovo tutti gli anni o quasi ad avere a che fare con 11 compagni di squadra differenti, un allenatore
allenatore e uno staff tecnico differenti, che se ti va bene possono essere gli stessi per un paio d'anni, però nella situazione in cui siamo oggi è difficile lavorare per tanto tempo con le stesse persone. Qualche anno fa accadeva, adesso un po' meno. E quindi devi reinventarti tutte le volte, devi far conoscere te stesso tutte le volte e sperare anche in un po' di fortuna, nel senso che ovviamente non si può sempre andare d'accordo con tutti, questo è chiaro, e non si può sempre pretendere che la tua compagna di squadra sia anche la tua amica fuori, così come non si può pretendere appunto di che l'allenatore che ti trovi quell'anno è quello che fa la tua storia. E secondo me bisogna sapersi adattare, cioè avere uno spirito di adattamento molto forte, perché è anche il nostro lavoro, prima di tutto la nostra passione, quello che ci piace fare, ma a livello in cui lo facciamo noi è il nostro lavoro, e la professionalità a volte richiede di creare dei rapporti indipendentemente da ovviamente magari quello che senti in quel momento. Come dicevo prima, però, se riesci a trovare il feeling con la compagna di squadra, piuttosto che con l'allenatore, piuttosto che col preparatore sportivo, che adesso la nostra preparazione fisica per il livello in cui siamo, ma come in tutti i livelli, voglio dire, è fondamentale, e se c'è quel feeling, credo che la squadra possa ottenere alla fine dei risultati al di sopra delle aspettative. E ovviamente siamo delle persone, quindi per arrivare con la mente più sgombra possibile alla partita, per arrivare a dare il meglio di noi stessi alla partita piuttosto che all'allenamento, che è importantissimo anche quello, è ovvio che abbiamo bisogno fisicamente e non solo di persone che ci sostengano, che nei momenti di difficoltà in cui noi tendiamo a buttarci completamente giù magari, ci sta qualcuno che comunque crede sempre in noi, a partire dalla famiglia, a partire dagli amici, e poi ovviamente noi abbiamo sempre a che fare con persone nuove, e ripeto, sta a noi sapere trovare anche quelle persone che ci sostengono, perché ne va poi della nostra salute mentale. Allora, partendo dal fatto che io la mattina non mi alzo, non decido io la mattina, dico no, oggi sono coraggioso, oggi sono forte, oggi spacco il mondo, no? E appunto quello che dicevo prima è questo, secondo me nasce all'interno di un rapporto, cioè perché io mi viene da fare l'esempio in maniera più semplice quando giocavo a San Donato, perché avevo una serie di rapporti, come dire, più stretti, no? E quindi mi veniva in maniera molto più chiara e istintiva sacrificarmi in campo, e riuscivo a farlo in maniera così semplice e spontanea perché appunto volevo talmente bene a così tanta gente intra e fuori rugby, cioè dentro e fuori al rugby, che mi veniva da darmi a questi amici, che per me, cavolo, prendere una meta dava fastidio, prendere una meta per i miei amici, no? E quindi sì, solo all'interno di un rapporto io riesco a essere coraggioso, forte, perché è quel rapporto lì che mi rende in un certo modo, ecco. Facciamo un'ultima domanda, perché il tempo è finito. A me interessava, visto che è emerso una parolina, che tra una cosa e l'altra voi avete detto, che è questa parola, crisi. Penso alla parola crisi, penso a una cosa negativa, crisi economica, no? Vedi, una cosa negativa. Mi è parso invece dalle vostre parole che sia stata un'opportunità. Si è stata guardata, pur in una difficoltà, come un'opportunità, quindi è stata capovolta la definizione che si sente normalmente in giro di crisi. Perché l'avete capovolta? Allora, questo è un'affermazione giustissima e la sento dire purtroppo a posteriori,
e quando ti capita qualcosa brutto, evento, tu puoi essere più o meno pessimista, ottimista, però un momento magari è difficile vedere il lato positivo. E col tempo, anche per le esperienze che ho avuto personalmente, posso dire che è stato così. E come io credo che niente capiti a caso, ma tutto per un motivo, e così credo che, insomma, nel mio caso il mio infortunio mi ha fatto passare il piede dell'inferno, ma d'altronde mi ha fatto anche prendere consapevolezza di una scelta, che poi è andata a determinare poi la mia vita negli anni successivi, insomma. E lo credo così di tante cose. Io credo che quando succede, insomma, entri in una crisi, in un momento di crisi, ci sia prima di tutto da prendere consapevolezza, perché io credo che questo sia già il 50% del risolvere un problema, ma dopodiché c'è da guardare avanti, e è nel momento di difficoltà che ti viene proprio da riflettere di più, perché quando tutto va bene è facile, no? È quando va male che ti rendi, cioè ti guardi più dentro, magari ti rendi conto di cose che normalmente non avresti mai detto, di lati di te che non pensavi di avere o di conoscere, e quindi cresci per forza di cose, perché sei costretto, sei messo davanti a una difficoltà e cresci per forza. Quindi sia che tu abbia una svolta che può avere entità più grande o meno, però il momento di crisi o il problema sicuramente è positivo dal momento in cui ti fa riflettere, dal momento in cui ti fa maturare. Quindi, preso da questo punto di vista, diciamo che si possono affrontare tante cose nella vita e non solo nello sport. Beh, io credo comunque che una persona possa e debba tirare fuori il meglio di sé in un momento di crisi, perché magari è spaventata, perché magari non ne ha più, perché magari è difficile trovare delle opportunità sia di lavoro che sportive. Uno debba veramente tirare fuori il meglio di sé. E io ho un aneddoto da dire, e nel momento, proprio come ho detto prima, quando ho parlato un po' della mia storia, nel momento dell'apice della mia forza, diciamo, rugbyistica, quando avevo più o meno 19 anni, e io, diciamo, non ho partecipato a un mondiale per un infortunio grave che è stato alla spalla destra, no? Poi c'è stata un'operazione, tutto quanto, e come dicevo prima, la famiglia, che è così tanto importante, magari punta tanto su di te sia economicamente che proprio di tempo, perché io ho avuto i miei genitori che mi hanno portato a tanti raduni della nazionale, eccetera, e che magari è andata un po' anche in crisi anche per questo, no? E questo per dire che nonostante ci sia, la bimba fa un attentato alla cassa, nonostante ci sia crisi, si debba veramente rimboccarsi le maniche e tirare fuori il meglio di sé. E poi anche penso che la vita, non voglio essere negativo, la vita sia un continuo risolvere dei problemi e delle crisi che noi tutti qua abbiamo quotidianamente, no? E quindi sì, penso che la crisi in generale, proprio come definizione della parola crisi, sia di grande aiuto per la vita, no? Nel quotidiano, e anche proprio per noi sportivi, perché ci tira veramente fuori tutto quello che abbiamo dentro. Allora, io innanzitutto nei vari momenti di difficoltà e di crisi mi sono scoperto innanzitutto che cercavo di più e che ero più attento a quello che succedeva, perché stavo male o ho bisogno di qualcosa di meglio. Per esempio, l'esempio di prima che ho fatto dell'allenatore, per esempio quando il secondo anno che giocavo agli Eroni mi ero rotto la spalla, andava male col gruppo perché avevo legato con pochissimi, dopo con l'amoroso andava male, insomma grazie a questa cosa qui poi ho incontrato il movimento, no? Di CL. E vari altri episodi, per esempio l'episodio dell'allenatore che dicevo anche prima, quando mi ha fatto una domanda. Quindi, come dire, vedere, quindi fare esperienza che appunto quello che capita non è una fregatura, pian piano spero sempre di più, perché non è così, di
avere sempre più fiducia, no, di quello che capita, e di non aver paura, come ora che magari sono parecchio preoccupato, no, di non avere squadra e di non saper dove andare, eccetera, eccetera. Però ogni tanto, quando sono più preoccupato, più teso, mi capita di ricordare questi vari episodi in cui non è stata una fregatura, c'è stato un bene, e come dire, cavolo, sarà ancora così, no? Quindi ho speranza, diciamo. Boh, abbiamo finito il nostro incontro. Solo una cosa, per niente sentimentale. Sentirvi parlare, c'è un'altra parolina che mi viene fuori, che è bellezza, proprio bellezza, perché immagino tutta la vostra tensione nel fare il gesto atletico, e poi c'è l'altra parola, è ascesi, che sembra una parola difficile, ma è molto semplice, vuol dire allenamento. Ho parlato dell'allenamento, tutta la fatica che fate per poter scoprire dentro quella circostanza di che pasta siete fatti. Quindi la fatica, altra parola difficile da vivere, la fatica, in realtà è una condizione imprescindibile per poter conoscere, per poter amare. E l'altra cosa che avete documentato tutti e tre in maniera chiara ed evidente, almeno per me, è l'utilità. Cioè l'utilità intesa come rapporti, rapporti, non vi siete fatti da soli, non siete, quello che siete non è frutto solo della vostra capacità, ma perché siete dentro un rapporto, il rapporto familiare, il rapporto con i propri compagni di squadra, vi concepite dentro un rapporto. Quindi bellezza, ascesa, utilità, per me è una scoperta. Bene. Adesso premiamo le squadre che hanno vinto il torneo di calcetto saponato nella festa più pazza del mondo. Dopo Bertigone, Valle, si è dimenticato che chi vuole fare delle domande, visto che dobbiamo tagliare un po' a loro, loro non andate via, hanno paura di me, vedi, andiamo a sentire. Sì, basta salire i muscoli a queste cose. Allora sta dicendo ballo? Andiamocene insieme, chi volesse venire con noi, siamo lì. Perfetto.